Sarà molto breve, in pochi elementi per comprendere il guida di questo progetto, che si intitola Performance Sculpture e che cura dell'ambito di luogo, è soprattutto un progetto in progress sul rapporto tra la performance e gli oggetti attivati da questa pratica. L'approccio di luogo, consolidato, è la 12ª edizione, come si dice probabilmente. Ovvero un approccio verso tutte le forme di contemporaneità, ma anche di performatività o di sperimentazione per quanto riguarda l'immagine e il linguaggio del corpo, rappresenta la cornice ideale per un progetto che presenterà in questo preciso ambito una selezione di video di quattro artisti internazionali. Dicevo Umberto Angelini, ci sarà la vincitrice del il lavoro vincitore anche del Turner Prize, Laure Prevost, inglese di adozione, ma francese di nascita, quindi lo pronunciamo in inglese. Il video si chiama One T, aprirà idealmente il festival perché si svolgerà, sarà proiettato negli spazi del Teatro dell'Arte il 19 marzo. Il progetto proseguirà con la giornata di domenica, chiudendo ancora una volta idealmente il festival, con tre video di tre artisti internazionali. Adam Ciosco, un artista londinese che ci mostrerà delle immagini spettacolari di tempeste di polvere e inondazioni acquatiche, come chiama lui, in un viaggio tra realtà e fiction, anche lui come l'ho proposto in One T. Si tratta di una prima assoluta, è un video mai mostrato finora, mentre per il vincitore del premio, il lavoro vincitore del Turner Prize, è la prima volta che viene proiettato in Italia. Proseguirà la giornata di domenica, proseguirà e si chiuderà, chiudendo anche il festival tutto, con i video di Andrea Fraser e Barbara Visser. Il video di Visser, che è un artista olandese, è un video del 2004, si intitola On Lecture with Actress. È un lavoro sull'idea di copia, sull'idea del rapporto ambiguo tra copia originale e viceversa. Il lavoro di Andrea Fraser, un artista statunitense di base a Los Angeles, è invece un lavoro di 25 anni fa che però si dimostra assolutamente attuale. È un lavoro scrive una storia delle istituzioni americane culturali da un punto di vista sociale, economico e politico. Dicevo, è importante che il contenitore Performance Sculpture faccia parte del contenitore uovo. I due contenitori si assimilano in maniera assolutamente omogenea con un rapporto di scambio di arricchimento. Io spero che durante la performance del signor Boccadoro ci sia un transito tra teatro dell'arte e quindi Io mi non sa che non posso si muovere compieranno. perché io devo suonare, non posso vedere tutto, però. Da parte sua, Performance Sculpture offre a uovo un'ulteriore riflessione sulle pratiche performative, nel senso che il progetto è una riflessione anche su elementi di narrativa, elementi di fiction e strutture di testo che si avvicinano, in questo caso specifico, alle pratiche performative. Non mi dilungo oltre, spero di vedere tutti e il caso di dire buona visione. Volevo ringraziare Umberto Angelini, volevo ringraziare il team dei ragazzi entusiasti di Uovo che hanno un'energia incredibile e grazie. Grazie.